Quindi ce l'hanno fatto questo pieno della climatizzazione, perché poi tutto è questo, portare la climatizzazione totale, come hanno fatto con noi. L'abbiamo subita grazie invece ai sindacati in accordo con le aziende, che anche ancora non esiste, con la politica, tutta d'accordo, perché il trasporto costa troppo, questi governavano troppo. Erano vagabondi, infatti la funzionano da soli. E Firenze ha un trasporto pubblico e costava troppo. L'azienda della ACL era un'azienda statale di ex ACL, che oggi c'è chi. L'azienda ACL aveva le gite, il sottobordo delle navi in porto e i parcheggi, che portavano, che ne vogliono dire o no, e che qualcuno continua a dire che non è vero, portavano un sacco di soldi. Perché ci portano soldi? Non a caso si sono dimenticati di fare il rinnovo del permesso e continuare ad avere i parcheggi, e l'hanno preso quelli di Pisa. Non si sa perché. Le navi, noi ci guadagnavamo nulla con questo. Ora vengono da tutte le parti d'Italia, caricano turisti sotto porta, dentro il porto, e li portano da tutte le parti, meno che altri loro. Questo è tanto per fare. Quindi il trasporto, dove eravamo vagabondi e costavamo troppo, ci hanno così, no? Un po' regalati, perché hanno regalato, come si dice, abbassato il valore dell'azienda. E là siamo stati svenduti. Siamo stati svenduti a una SCAE, che per la CTT Nord non è né una SPA, ma una SCRA. È una SCAE, che significa società cooperativa sociale a responsabilità della sofferta. Quindi siamo stati messi in mano a questa società, dove sono stati per i primi tempi discussi i contratti di secondo livello, dove non siamo arrivati a nessuna soluzione, quindi ci hanno rifilato un contratto unilaterale. Questo contratto unilaterale, i lavoratori i primi tempi ci chiedevamo se troveremo la forma per, no? Per poter riavere i nostri soldi. Ad esempio, con questo contratto ho perso mediamente solo di presenza 296 euro il mese. Poi ho perso la mensa perché non ce l'hanno più. Le divise me le devo pagare, infatti perché non ce l'hanno più. Tutto quello che è la parte economica, diritti, la malattia. Ora fanno, siete ormai più di 18 giorni, ti davano un tot, no? Parte da un tot, era 13 euro il giorno. Ma siccome non vedo più, ma faccio altre mansioni, quindi sono il verificatore dei titoli di viaggio, secondo loro il verificatore di titoli di viaggio sta in deposito, le mostre di fatto che sono in deposito, invece sto addirittura, perché le mostre di faccio era la cosa più. Da 13 euro mi hanno portato a 4 euro, quindi ho perso 9 euro di presenza. Queste parti non sono parti regalate, erano contrattazioni di secondo livello, maturate e diventate parte della mia busta paga. Erano diritti acquisiti. Quello che succede in queste partecipate, come è successo a noi, ora qua c'è la gara regionale, hanno vinto francesi, parleremo tutti francesi, ci metteremo le banderine francesi. Niente, tutto questo per dire a quelli dell'ANPS che quello che abbiamo detto, tipo Valerio Scartei, Lami, Tilsen, è l'unità dei lavoratori. Quando c'è l'unità dei lavoratori, dove c'è la lotta, c'è conquista. Ma se ognuno di noi rimane a sedere a casa sua a guardare la televisione della partita del Livorno,
oppure all'estate si va al mare e non ce ne frega nulla, non si fa niente. La sera che noi siamo stati venduti dal sindaco Cosmi, il 30 luglio e il 31 luglio del 2012, eravamo tanti e abbiamo urlato forse più di voi avete urlato voi oggi. Gliel'abbiamo detto con tutte le nostre forze che ci stava mangiando a un massacro sociale. Ha detto che non era vero. Ha detto che noi eravamo tutelati. Noi eravamo più le orchiere. Come? L'Apse era più le orchiere. Sì, è vero. Quindi quello che io chiedo ai lavoratori tutti è l'unicità di qualsiasi settore sia pubblico, privato, scuola, ospedale, cambiere, AMS, ASA, tutto ciò che è il lavoro, le commesse, le cooperative, le coop, tutto ciò che è il lavoro di scendere in campo uniti e compatti. Come ha detto il sindaco, nel 1970 consigliavano le tute blu che levano anche i negozi. Ora tutte le tute che si potrega di meno, anche perché la maggior parte dei negozi sono cinesi. A Livorno. I livornesi c'è rimasto poco. Gli imprenditori livornesi veramente c'è quasi niente. Ma sì, infatti. Quando siete venuti da una risorsa in alto, non ho tanta memoria. Ci sono le aree della SST. Le aree private in zona di chiave, aree da preso porto e confini costanti. Le aree che potrebbero essere quelle che vanno qualificate, sicuramente, avranno sistemato, ma le aree ci sono. Non ci sono gli imprenditori. Gli imprenditori c'erano, l'abbiamo fatto scappare, ma non l'hanno fatto scappare i lavoratori, l'hanno fatto scappare la politica. Perché Livorno è una città che va chiusa, era troppo rossa. Giovanni era una città forte, una città che si opponeva a un potere che di sinistra non c'ha più, che era